adesso andiamo a vedere cosa tutto abbiamo nei zaini, cosa ci serve, sì, cosa non ci serve. Più che altro prepariamo, alleggeriamo i nostri zaini, sì, perché sono pieni di tutto, alleggeriamo i zaini per poter uscire la prima sera. E vediamo poi quello che succederà. Brava Diana, che ho visto che hai portato il tuo stick, sì, che ti avevo già portato al capriolo. Sì, ormai lo porto sempre. E questo, in questa avventura ti servirà forse di più delle altre volte, perché dovrai fare anche la cerca. Sì, la prima volta dove ho più occasione. Sono andata solo una volta, però non ero fortunata. Ok, quindi iniziamo. Hai portato il... Ho portato il bipod e il monopod, cioè un appoggio a due gambe, che naturalmente aumenta la precisione per quanto evita l'oscillazione destra e sinistra, e quindi andando in contrasto con l'arma hai più due punti stabilità. Sì. Esistono anche a tre molto più stabili, ho preferito di no, perché per questione di praticità e di utilizzo. Anche di peso, no? Sì, anche di peso, anche se i Vanguard sono estremamente leggeri, quindi okay, dipende molto. Il 3 si utilizza più magari su un appostamento fisso temporaneo. Ok. Dove tu vai in un determinato posto che non è un'altana, ti metti seduto, apri quello a 3, che a quel punto ti dà un punto d'appoggio stabile in tutte e tre le direzioni. Per la caccia alla cerca, il terzo punto d'appoggio cercheremo di trovarlo appoggiandoci ad un albero e utilizzare lo stick davanti, il bipiede davanti, quindi cercare di fare dei tiri il più precisi possibili. Naturalmente la cerca, le distanze di tiro sono entro i 100 metri, quindi chi spara più lungo deve essere molto esperto. Noi che magari non siamo così esperti cercheremo di sparare un pochino più vicino per avere un'ottima possibilità di un abbattimento pulito immediato sul posto. Sì. Vedremo quello che succede. Eh sì, si dice che la catena è forte come il pezzo più debole, quindi siamo tutti e due principianti. Bravissima, siamo tutti e due principianti. Stranamente quel prodotto là uscirà magicamente tra qualche secondo anche dal mio zaino. Eccolo. Ancora il mio imballato, perché l'ho preso in magazzino. Io il mio invece l'ho usato già un paio di volte ed è una cosa... Perché quello era il mio. Sì. Quando me l'ha portato la scorsa volta. Comunque è una cosa veramente che aiuta tantissimo. Non devi avere tutto il zaino, tutto, basta questo. Ma questo perché? Perché se vai su un'altana che ha anche solo l'asse anteriore, sì, appoggiandolo sull'asse riesce a mettere molto bene la carabina e quindi... Sì, perché specialmente in Croazia spesso le altane sono molto stretti, quei bordi delle altane, quindi bravissimo, questo è ottimo. E poi nel mio zaino tutto il munizionamento che ho portato anche per te. Vabbè, io anche ce l'ho, ho qua questi. E adesso andiamo a dividere i colpi. Ho preso questi sono quelli che ho utilizzato fino adesso. Poi tanto li proveremo, Diana, sì, e vedremo poi in base a... Io ho molti colpi perché ho due carabine, eh. Ho portato due carabine, quindi non perché ho voluto esagerare, ma perché ho portato due calibri differenti da testare, un 7x64, un 300 Winchester, quindi ho molti colpi, ma non perché chissà quello che voglio fare, ma perché sì, sono varie munizioni da testare. 30-06. 30-06, io ti ho portato alcune cartucce ricaricate da me, con palla SST. È una palla Hornady da 180 grani, abbastanza performante, che ha un ottimo potere d'arresto. Quindi credo che sulle medie corte distanze riuscirà molto bene sull'abbattimento, ma credo che anche le tue siano equipaggiate con la stessa tipologia di palla. Sì. Quindi è quello che su questo calibro e la tua arma credo dia un ottimo risultato. Adesso poi vedremo. Sì, anche questo è 180 grani, la stessa palla SST Hornady. Questo è un caricamento originale, questo è un mio caricamento fatto ormai, che ho testato nella caccia al cinghiale oramai da anni. Con ottimi risultati. E ti ho portato alcuni colpi da farti provare, così anche perché te qui penso che ho anche un paio di cartucce, quelle queste qua. Allora, vedi? Queste che hai dovrebbero essere le Jekyll Tel Mantle, sì, che praticamente sono quelle di questa confezione. Sì. Anche queste sono ottime cartucce, io ce l'ho per esempio nel 300. Nel 300 ho le Jeco anch'io montate come palla da utilizzare. No, questo è un Express,
questa qua è una stessa tipologia di palla, 170 grani tel mantel. Sono palle morbide, fanno un pochino di danno. Io ho visto che con la mia carabina, la nuova Beretta, la BRX1, utilizzando sia le Geco 170 che le Express, che è sempre un caricamento Geco, 170 grani, il punto di impatto entro i 150 metri è trascurabile, quindi ci sono neanche un centimetro di differenza tra due impatti. Infatti io ho tarato con le Express, che sono una palla di nuova concezione, che è espansione controllata, quindi minor danno. Vedremo come si comporterà, speriamo di provarla almeno un colpo. Io allora prendo oggi solo secondo queste, me conviene, no? Che sì, tariamo la carabina solo sì, con le SST, anche perché hai solo quattro colpi di queste, quindi sono, non possiamo queste le lasciamo verificare, mettile qua e quindi partirai con le SST. Facciamo la taratura di base, la verifica della taratura, la verifica della taratura e inizierai con quelle. Perfetto. Ecco. Basteranno per oggi, sì. Beh, Diana, se non bastano per oggi c'è qualche problema. Allora, anch'io preparo. Domani mattina esco col 300, perché col 300 di giorno vedo se andiamo alla scelta, se ne qualche tiro più. Cos'è questo? per pulire l'arma. Pulire. Ok, dobbiamo l'ho portato nel caso, è un prodotto che vendiamo noi, nel caso rientriamo questa sera, domani, l'arma è umida. È già un prodotto pre-ingrassato e pre-oliato con un olio quello sintetico. Quello mi servirà anche per la per il fucile, per la sovrapposto. E anch'io vado a preparare. Ok, quindi queste colpi. Siamo uguali. Uguali, stesse uguali. Cuffie. Stesse cuffie, poi ho un telemetro, un binocolo, ma utilizzerò anche il Vanguard anch'io. Sì, che il sarà Vanguard. All'interno del mio zaino. Abbiamo questo. Preso anche i guanti. Anch'io so. Questi leggeri. Giusto nel caso. Adesso facciamo i controlli. Ah, ecco i pantaloni, anch'io i pantaloni, anch'io i pantaloni. Quelli li metto domani per la cena. Adesso alleggeriamo il zaino, portiamo quello da solo. Allora non mi serve allora, oggi. Il compito che devi fare è alleggerire lo zaino al massimo pensabile. Sì. E tutto a portata di mano. Cioè non devi stare a pensare dove trovare quello che ti serve. Anche perché hai pochi secondi per poter intervenire e pochi secondi per concludere l'azione. Ok. E qui c'è il termico? Ti servirà in questo caso per l'osservazione. Molto pratico, piccolo, l'ho usato tantissime volte. La cosa che mi piace è che veramente riesci a filmare molto bene, proprio perché tanti fanno le foto però pochi riescono anche a filmare. E poi la qualità anche ha una qualità visiva, una qualità ottica molto molto importante. Parliamo, come ti dissi già la prima volta, che non ti dico che è un entry level, ma è comunque un primo prezzo, siamo intorno ai 1500 euro al pubblico, quindi è un prodotto molto conveniente e ha un ottimo rapporto qualità prezzo, quindi Diana sicuramente ti troverai bene anche per quello. Quello secondo me è la cosa migliore, perché sinceramente ho provato anche gli altri, quelli modelli un po' più, non so, qualcuno che l'ha comprato un anno, due anni fa. Sì, è una qualità differente. Sì, proprio si vede. Forse quelli che costano di più hanno un po' più... Quello che costa di più ha un pochino, come giusto che sia,
qualità video e riesci a definire un pochino meglio la sagoma, la conformazione dell'animale anche a distanze un po' più importanti. Sì, considero però che questo prodotto riconosci un cervo, un capriolo, un cinghiale oltre i 200 metri. Ecco, quella è la cosa importante. Senza problemi. Con prodotti superiori arrivi anche a 300 o 400 metri la distinzione. Sì, però facciamo il calcolo che lo usi maggiormente di notte, sì, oppure nel imbrunire, no? Sì, 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 è quello. E per la maggioranza di cacce che si fanno in quell'orario non è che fai tanti. No, no, metri. No, assolutamente, infatti. Quindi entro 250, entro 200, è per questo che dicevamo per che, quello è ottimo. Che è un ottimo rapporto qualità-prezzo per quello, sì, che è un utilizzo venatorio osservazione. E poi sai cosa? Non è solo nemmeno per i cacciatori. Io ho visto tantissimi miei amici che non sono cacciatori. Sì, che lo usano durante le escursioni. Che, per vedere cosa che si sono divertiti tantissimo andando con me solo a guardare gli animali. Quindi sì, è una cosa per chi, a chi piace stare molto in natura, una cosa perfetta. È un prodotto che sta diventando di ampio consumo, di ampio, sì, utilizzo. Non è più solo per caccia. No. Allora. Ok. La differenza con questo sicuramente è enorme. Con questo, Diana, conta la tecnica con il quale tu approccerai ad un eventuale colpo. Capisci da sola che sparare con un monopod, cerca di tenere la mano più alta, sia la culla, l'indice, ecco. Cerca di fissare la culla e l'anno, di dare un punto fermo, la culla e l'anno, cerca di spostare il peso in avanti, il bastone inclinato sempre, non perpendicolare ma tendente in avanti, che va a contrastare il tuo peso, però capisci che con un solo punto d'appoggio anteriore, anche molto più difficile diventa molto difficile andare a ricercare l'animale, ecco, bisogna abbassare un pochino gli ingrandimenti e con questa tipologia di bastone riesci a fare tiri ravvicinati. Sì. Che, allora, lo scopo comunque sia che tu spari un colpo con la massima precisione possibile. È quello per adesso. Cercando di abbattere. Adesso ho avuto fortuna. Cercando di abbattere il selvatico. Il secondo colpo può servirti per finire, sì, rapidamente l'animale ferito. Se non lo prendi, tanto comunque sia scapperà via perché è un animale già in piedi, quindi non. Alla cerca si spara degli animali che bene o male sono in movimento e quindi difficilmente avrai la possibilità di dare il secondo colpo allo stesso animale, quindi diventa poi difficile. Naturalmente questo è un tiro per distanze molto ravvicinate. Okay. Diciamo con questa tipologia riesci a sparare entro i primi alberi. Quindi al posto che sparare magari imbracciato, che non tutti riusciamo, naturalmente da così a così già ti cambia entro questa distanza e quindi l'utilizzo dello stick, sì, nasce per, però quindi così così perché eviti che l'arma ti scorre, sì. Sì, sì, già adesso mi sono posizionata meglio. Certo. E però per tutto serve l'esperienza. Cioè, assolutamente, questo serve per iniziare a sparare così, serve tanta pratica. Più che esperienza, Diana, serve pratica. Io pensavo pratica, a quello. Sì. Pratica, bisogna sparare. Non si può diventare bravi senza provare, tentare, no, e sbagliare, naturalmente. Sì. Quindi, non essendo italiana, qualche volta sbaglio la parola giusta, sì, da utilizzare, sì, sì. Però sì, pratica, tutto pratica, ragazzi, specialmente anche con la selvaggina piccola serve pratica, sì. Però con questo, con la selvaggina io sinceramente grande, sento molta responsabilità. Ma deve per essere così. Più grande animale è più grande responsabilità hai, secondo anche me, perché è più difficile abbatterlo realmente subito. Allora, come ti dicevo ieri sera a cena, abbiamo parlato un attimo. L'animale grande è una grande sagoma da colpire, ma non bisogna pensare che l'importante sia colpirlo, ma colpirlo nel punto vitale. Giusto, sì. Comunque, quell'animale grande ha un grande punto vitale, ma comunque è posizionato in una determinata parte del corpo. Giusto. Quindi il nostro proiettile deve attingere nella parte o polmonare o cardiaca,
perché se noi andiamo nello stomaco, nell'intestino, nel fegato, quell'animale porterà via il colpo, soffrirà. E quindi e quella è la cosa che voglio evitare al massimo. E infatti è quella una delle difficoltà sull'andare a sparare su sagome molto grandi, perché pur avendo una sagoma molto grande tu devi avere ben chiaro dove è il punto da mirare per attingere nella parte vitale dell'animale e quindi fare un abbattimento perché il più pulito possibile. Perché più grande è più forte. Quindi... Bravissima anche questo, certo, più grande è più energia ha. Sì. Quindi... Io mi ricordo il capriolo che l'ho preso perfettamente quella volta, che si è fatto un ribalto ed è riuscito comunque a farsi un paio di saltini. Guarda, nel cespuglio. Io ti posso garantire che animali colpiti perfettamente al cuore, sì, quindi il tiro anteriormente alla spalla colpiti al cuore, fanno anche 50-60 metri. Ecco, vedi. Senza cuore. Solo con l'adrenalina, l'adrenalina che e con il sangue che è rimasto in circolo. Ma fare 50 metri di notte potrebbe perdere l'animale nel bosco fitto. E magari lasciarlo per il giorno dopo, dove lo possono aver mangiato lupi, volpi, e quindi aver sprecato, tra virgolette, quella risorsa della natura che c'era stata data. Ma per questo, oltre la pratica, devi essere anche ben equipaggiato, no? Assolutamente. Io ho la fortuna di avere lui che mi dice tutto quello che mi serve. Come no? Perché i ragazzi della CNC Hunting sono veramente, Roberto è il capo, però anche i ragazzi con cui lui lavora sono tutti veramente esperti. Io solo chiamo, guarda, a me mi serve questo, e dico che il budget è quello, e loro mi dicono subito tutto quello che io posso prendere con quei soldi e per avere la qualità migliore possibile per il mio budget, e quella è la cosa, e in più l'assistenza. Quante volte li ho chiamati, dai ragazzi, io non so impostare questo, non so impostare quello. Quello è una cosa rara, perché tanti sanno vendere, però pochi sanno dare la vera assistenza. Allora, Diana, noi, come hai detto, siamo giovani tra virgolette, perché oramai abbiamo una certa età anche noi, ma facciamo per passione. Io quello che ti spiego oggi è quello che 20 anni fa mi è stato spiegato da amici che mi hanno già accompagnato in questa esperienza, che per te è la prima volta, io l'ho fatto oramai già molte altre volte, quindi ho meno emozione di quella che hai te. Sì, però quello mi piace, è sicuro. Però mi piace vedere il tuo sorriso. Quindi quando sono emozionata divento come una bambina. Mi piace vedere il tuo sorriso perché trasmette gioia. E è questo un po' quello che ci fa fare anche il nostro lavoro, la gioia di chi noi assecondiamo, cerchiamo di aiutare con la nostra esperienza e con la scelta dei prodotti giusti che troviamo in giro per il mondo. Quello che dici te dell'assistenza, essendo anche centro assistenza per i dog trays e per i tracker, era un anello fondamentale riuscire a poter dare un servizio immediato e rapido proprio in questi momenti dove c'è l'attività venatoria. Quindi io sono qua, ma ci sono ragazzi che stanno riparando collari. Giusto. In 24, 48 ore, 72, 3 giorni, dipende dalla gravità del problema e dalla necessità dell'intervento, che metteranno in condizioni di nostri amici, perché non sono clienti, sono, ma diventano ormai tutti amici, i clienti dei nostri rivenditori, naturalmente spazi per l'Italia diventano amici, potranno andare a caccia con i loro prodotti. Quindi questo diventa fondamentale. Quello è la cosa basilare, perché sai, non è solo nel comprare, da quello che vedo io, quante volte tu devi fare perdere tantissimo tempo solo nella ricerca del prodotto giusto. Sì. Quello è la cosa che ti fa risparmiare, perché io so che quando chiamo un professionista che lavora con te e chiedo, guarda, a me mi serve questo, so che mi anche, come dire, mi risparmi il tempo. Certo, ma è lo stesso discorso che facevi prima tu del termico. Ecco, la stessa dare cosa, un prodotto giusto, che sia equilibrato sia economicamente al tuo investimento economico che ti sei prefissata, come dico a molti clienti, quanto vuoi spendere per la tua passione? Perché quella è la prima domanda. Perché dal momento che io so o riesco a consigliarti in base al tuo budget di trovare il prodotto che sia con il rapporto qualità-prezzo più alto per quello che è la tua volontà di investimento. Giusto. Quel termico che tu parlavi, che è un termico comunque non entry level ma leggermente sopra, entro i 1500 euro, è un prodotto che, scelto la Laux, che è una produzione europea, sta in Olanda, ho scelto quel prodotto che riesce a dare l'alta qualità al giusto prezzo.
Poi, ecco, ad esempio, io avrò altri prodotti in macchina con certo, me. Certo, che costano anche di più. Costano oltre il doppio di quello che hai te, però hanno una qualità superiore. Dipende cosa ti serve e quanto vuoi pagare. Quanto vuoi spendere. Ecco, quanto vuoi investire, investire per la tua passione. Bravo! Investire per la tua passione, parola. Non spendere. Giusto, perché spendere vuol dire che te li hai spesi. Giusto, ottimo. Investire accetto, per la tua accetto passione. Questa, perché proprio vuol dire perché investire. Perché questi prodotti devono durare comunque anni. Sì, non è che quindi li compri non durano ogni anno uno. Bravissima. Ecco. E di solito quando compri prodotti molto economici sono usa e getta. E questi non devono essere prodotti usa e getta. Devono essere comunque prodotti che ti danno nel corso degli anni, della loro vita, un'affidabilità che ti faccia ripagare quello che è stato il tuo investimento. Bravo.